Siamo al Bossa Bar e siamo lieti di ospitarvi per questa serata di degustazione. Vi presentiamo, siamo lieti di ospitarvi in questo nostro locale dove ci abbiamo messo l'amore, dove si può vedere anche in tutte le cose, diciamo. Lui è un allenatore e io sono un consulente, per cui questo è un progetto che viene più da la passione che... La passione per il viaggio, la passione per il design, per la buona tavola. Diciamo, siamo abbastanza goderecci e abbiamo creato su questo club per amici una sorta di... come dire, guest house. Sì, dove quando la gente viene sente a suo agio, è per tutte le età, per cui c'è musica dal vivo, DJ. Diciamo è un carosel a 360 gradi. Ci sono brunch domenicali, dove trascorrere il tempo, essere felici in famiglia, i bambini. Adulti, anziani, per tutti, ce n'è per tutti, possiamo per dire. Per tutti i gusti. Ristorante, cerchiamo di offrire, come diceva, la passione per il viaggio e per la scoperta ci porta comunque a presentare piatti sempre diversi, nella scoperta di posti nuovi, così di ritorno dal viaggio nelle Indie, Sri Lanka, abbiamo portato le nostre tisane, le i nostri tè, spezie, alla ricerca dello street food che e fa parte, è intrinseco nostro, però comunque altrove si trova dell'ottimo street food. E di base c'è l'amore per la cucina nostrana, sì. Per cui comunque i piatti fondamentali ci sono sempre. La diciamo tradizione. Il piacere della tavola. Lo si nota da questi splendidi corpi. Ecco. C'era inferiore via dei Ciliegi 6. Vicino dall'uscita dell'autostrada, è semplicissimo, basta seguire le indicazioni. Come di consuetudine, la seconda a sinistra dall'uscita dell'autostrada. Vi auguriamo una piacevole serata e veniteci a trovare al più presto. Buon appetito.